Presso il cortile interno della Biblioteca e dei Musei Oliveriani di Pesaro si svolgerà a breve l'interessante conferenza La gente nuova e di subiti guadagni, Dante, sociologo e politico. Continuano le celebrazioni per il settecentenario dalla morte di Dante e la conferenza di questo pomeriggio prenderà spunto dal 16° canto di Dante, in cui si narra dove vanno i puniti per essersi opposti a Dio. Il presidente dell'ente Olivieri, Fabrizio Battistelli, ci racconterà lo stretto rapporto tra l'opera di Dante e la situazione politico-sociale del suo tempo. La narrazione dell'opera verrà intervallata dalle letture di Lucia Ferrati. Fabrizio Battistelli, presidente dell'ente Olivieri. Un ennesimo incontro, un'ennesima iniziativa proprio per celebrare questi 700 anni dalla morte di Dante. Ecco, cosa presentate in questo pomeriggio di fine estate? È qualcosa di un po' diverso da una celebrazione possibilmente, quella cioè di una lettura molto attuale del pensiero di Dante dal punto di vista politico e sociologico, naturalmente non politico nel senso ideologico del dibattito politico, ma dal punto di vista del pensiero di Dante, che è inscindibile dalla grande poesia della Commedia. Quindi noi cerchiamo di vedere, ricomponendo questi due aspetti, pensiero e poesia, che cosa ancora ci può insegnare Dante, che è veramente tanto. Vede ancora attuali le narrazioni di Dante? C'è qualche connessione con l'attualità di oggi? Indubbiamente ci sono due aspetti molto attuali di Dante. Uno, che è diventato ormai consolidato, non è più una novità per noi, ma ancora un secolo fa, quando per esempio Mamiani celebrava insieme a tanti altri intellettuali dell'epoca il 600° anniversario della nascita, un dato molto importante è l'autonomia reciproca fra Stato e Chiesa. Dante l'aveva intuita già nel 1300 e questa è stata veramente una grandiosa anticipazione che il poeta fondatore dell'Italia moderna ci lascia. L'altra è, se si vuole, un'utopia, quella cioè di un governo europeo, se non addirittura mondiale, federato con un unico capo, che lui, ahimè, chiamava imperatore, perché in questo era uomo del suo tempo, pensava ancora all'impero romano, però un'unica realtà che, federata, avrebbe visto l'autonomia di tanti territori, repubbliche e altri regni coordinati da un unico potere. Forse qualcosa di simile alle Nazioni Unite, chi lo sa. Certamente è molto importante continuare a mantenere la memoria di questo grandissimo. Abbiamo alle nostre spalle una nutrita folla di partecipanti. Vedo che sono molto entusiasti proprio nell'attesa. Speriamo che siano altrettanto entusiasti anche dopo aver ascoltato. Dante non è una lettura facile, non è una lettura amena, è un po' impegnativo. Cercheremo di renderlo vicino a noi, come in effetti è, al di là di alcuni aspetti che ovviamente sono del suo tempo e quindi superati, ma molto viva e sempre viva e interessante la sua vena anche di pensiero, oltre che, questo è banale dirlo, quella poetica. Nelle sue mani tiene celato un libro, un testo interessante, ne vogliamo parlare? Sì, questo è della politica di Dante Alighieri, è un testo scritto da Terenzio Mamiani nel 1865, momento di grande entusiasmo in Italia per celebrare il padre della lingua italiana, perché l'Italia era finalmente unita da appena 4 anni e in quei mesi del 65 la capitale era stata portata a Firenze. Quindi Dante è in quel momento di grandissima attualità e Mamiani scrive un testo insieme a grandi intellettuali dell'epoca, molto acuto, molto interessante e anch'esso di grande attualità. Abbiamo pensato per questo, come ente Olivieri, di ristamparlo e in questa prima occasione anche di farne dono ai presenti. Perché ti racconciassi il freno
Giustiniano, se la sella è vuota, se non sesso fuori la vergogna meno. Ai gente, che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella, se bene intendi ciò che Dio ti nota, che le città d'Italia tutte piene son di tiranni, e un Marcello diventa ogni villano che parteggiando viene. Fiorenza mia. Lucia Ferrati, un ruolo importante oggi pomeriggio qui presso il cortile della Biblioteca e dei Musei Oliveriani. Ecco, nello specifico, quale sarà il suo ruolo? Quello di dare voce ai versi di Dante, in particolare ad alcuni versi del Purgatorio, del canto sesto e del canto ventitresimo, che si sposano chiaramente con quello che il professor Battistelli illustrerà, ovvero il rapporto, diciamo, con Dante e la società. Ecco, questo in buona sostanza, e anche la politica. Quindi un ruolo difficile, perché dare voce a Dante non è mai semplice, perché la sua è una scrittura geniale, complessa, articolatissima, non si finisce mai di imparare, insomma, quello che questo uomo è riuscito a scrivere in questo miracolo incredibile che è Divina Commedia. La sua voce ha accompagnato l'estate pesarese e non solo, in diverse rassegne, diverse iniziative sempre legate a Dante. Ecco, quale porta più profondamente nel suo cuore? Difficile scegliere, diciamo che forse tutta la rassegna Ragionar di Dante, che ha visto alternarsi oltretutto molti lettori danteschi, soprattutto dell'associazione che mi onoro di presiedere, cioè Le Voci dei Libri di Pesaro, ecco, ha potuto ripercorrere tantissimi aspetti danteschi, quindi dall'amore alla natura, alla politica, appunto, al suo rapporto appunto con l'universo mondo, e siamo riusciti, usando una sua espressione, a squadernare, ecco, meglio che si può, e portare alle persone questo personaggio che tutti dovrebbero conoscere. Dante è un nostro diritto, prima di tutto, ecco, conoscere Dante, io spero, fin dalle più giovani generazioni. Parlare di Dante e soprattutto leggere Dante non è semplice. Qual è il suo ruolo in tutto questo complesso meccanismo? Bella domanda, è cercare di rendere accessibile, comprensibile appunto ciò che è complesso. Non dobbiamo mai avere paura della complessità, la complessità si può sempre sciogliere, anzi bisogna avere paura della semplificazione, che quella invece spesso non è foriera di buoni significati, perché la semplificazione tende a schiacciare, tende appunto a creare stereotipi. Invece Dante è veramente la ricchezza nella complessità, e ognuno trova sempre qualcosa di se stesso. Nei giovani bisogna, ecco, avvicinarli piano piano, accompagnarli in questo percorso. Posso però dire questo, che la scrittura di Dante, che ci sembra così aliena, così lontana, una volta che l'abbiamo cominciata a comprendere, ad abbracciare, ad orecchiare, diventa amica e soprattutto, come io dico, si tatua nella mente e nel cuore, e i versi danteschi non si cancellano più per tutta la vita, sono veramente dei compagni, come la grande letteratura dovrebbe sempre essere, degli amici. Salvatore Siena è il presidente dell'Associazione degli Amici della Biblioteca Oliveriana, presente a questa bellissima iniziativa di questo pomeriggio. Ecco, come è nata l'associazione e che cosa fate all'interno dell'associazione? L'associazione è nata nel 2011, così sull'iniziativa di cinque soci fondatori appunto di questa associazione, e lo scopo è, come evidente, di supportare, in qualche modo sostenere, nei nostri limiti aiutare questa fantastica biblioteca, che è un punto di riferimento importantissimo per la città di Pesaro. E quindi abbiamo delle attività di tipo culturale, la nostra è un'associazione culturale,
E naturalmente, per ovvi motivi, in quest'ultimo anno l'attività è rallentata, ma adesso speriamo di riprendere, insomma, nella maniera migliore le nostre attività, e continuiamo a essere a fianco con la nostra, con le nostre forze, con il nostro entusiasmo e con le nostre potenzialità, diciamo, a questa istituzione che è la più antica istituzione culturale di Pesaro e che raccoglie e mette insieme degli autentici tesori che vorremmo fossero ancora più conosciuti e ancora più apprezzati, se possibile. Come è possibile aderire alla vostra associazione? Siete aperti all'accoglienza di altri soci? Sì, naturalmente l'associazione è aperta a chi ha voglia di in qualche modo partecipare insieme a noi a queste finalità. E c'è da fare una domanda, un versamento in questo momento di 30 euro all'anno, 30 euro che vanno quasi totalmente a disposizione della Biblioteca Oliveriana per loro iniziativa, per le loro esigenze. Ovviamente, come del tutto evidente, si tratta di cifre limitate, però insomma è simbolicamente importante che un gruppo di cittadini insieme in qualche modo si mettano insieme per appunto sostenere questa istituzione culturale della città. È doveroso ricordare in questo settecentesimo della scomparsa, che ricorre fra l'altro fra pochi giorni, era la notte tra il 13 e il 14 settembre di quel lontano 1321, quando Dante a Ravenna esala l'ultimo respiro dopo 20 anni di esilio in giro per le città italiane del centro-nord alla ricerca di un tetto, di un sostegno finanziario, perché di questo si tratta, e poi infine soprattutto di una possibilità di continuare a esercitare il suo genio. Ma tutto questo avviene soprattutto nelle sue opere, naturalmente, non nella biografia. Abbiamo di fronte qualcosa di incommensurabile come la Divina Commedia, e proviamo a vedere se c'è questo testo, questo testo che stavo per definire sacro, in qualche modo, certamente sacro al sentimento degli italiani, che ancora ci parla, ci può parlare, oltre che talvolta divertirci, indignarci, muovere comunque tante sensazioni. È possibile farlo evitando un rischio? Il rischio principale in questi casi è l'anacronismo, quello cioè di sovrapporre la nostra visione, la nostra sensibilità a quella di un uomo del XIV secolo. Non possiamo dimenticare che Dante è un genio, però è anche e prima di tutto un uomo, quindi una persona con una grandissima capacità evidentemente culturale di lettura, di elaborazione di testi infiniti che in quel momento costituivano il riferimento per un intellettuale e non soltanto, ma nello stesso tempo è anche figlio del suo tempo, quindi sarebbe illogico giudicarlo con le categorie di oggi. Quindi sul filo di quanto è rilevante per noi e quindi attuale il suo pensiero e contemporaneamente del rispetto che si deve a un pensiero elaborato 700 anni fa, talvolta stupiti della modernità e addirittura dell'anticipazione di tanti suoi aspetti e contemporaneamente messi talvolta in imbarazzo dalla conformità con la teologia, con il pensiero politico, con l'etica del suo tempo, noi andiamo a vedere in Dante qualcosa che ricompone la dimensione pensiero e poesia che altri nel corso del Novecento avevano voluto separare. È una piccola polemica nei confronti di un maestro del pensiero per altri versi come Benedetto Croce, che non sopportava questo romanzo che definisce più o meno sociologico,
termine che in bocca a Don Benedetto era particolarmente critico, se non addirittura offensivo, perché questo padre dell'idealismo italiano detestava la sociologia e riteneva che già il suo secolo era pieno di romanzi di natura sociale o socialistica, e quello di Dante era un romanzo teologico, ma altrettanto ideologico nel 1300. Questo sempre ovviamente riconoscendo la maestosità dei versi, della parte poetica della commedia, che lui non si sa come riusciva a dividere dalla parte concettuale, un'operazione che personalmente trovo illogica e che molti critici successivi a Croce hanno ritenuto tale. Ricomponendo questo pensiero, come possiamo ragionare in termini non solo politici e sociali, ma politologici e sociologici, cioè di riflessione su quanto Dante vede nella sua immaginazione e ci rende con quella forza che conosciamo, e farlo rispettando un suggerimento che ci viene dall'epistemologo contemporaneo, che è Popper, il quale dice: noi possiamo prendere le buone idee dappertutto, dovunque, in qualsiasi tempo. Questo a livello di ideazione, a livello di elaborazione delle ipotesi. Poi un'eventuale verifica della validità delle idee, su quella dobbiamo seguire lo statuto della filosofia e delle scienze sociali contemporanee nella verifica. Ma le idee possono venire anche dai classici. Quindi con questa autorizzazione ci apprestiamo a vedere che cosa fa Dante di rilevante sul piano, ripeto, non solo sociale e culturale, che è ovvio, ma anche sul piano sociologico. Dante innanzitutto fa due cose: lui da una parte storicizza, dall'altro tipizza. Scusate il gergo appunto accademico di queste discipline. Che cosa vuol dire che storicizza? Vuol dire che Dante continuamente crea contesti nei quali inserisce gli eventi che descrive, inserisce i personaggi cui dà vita. Non lo fa mai in astratto, non parla mai di una figura evanescente, o qualche volta lo fa, ma allora è molto meno forte. Spesso, per esempio, nel Paradiso, dove la situazione letteraria è ovviamente una sfida alla concretezza, ma nel Purgatorio e ovviamente al massimo dell'Inferno, lui crea sempre un contesto sociale entro cui agiscono i suoi personaggi. A questo punto non ci si può non chiedere, rischiando quel famoso pericolo che dicevo prima, questo pericolo dell'anacronismo, però nulla ci può impedire anche all'interno della nostra coscienza di chiederci: ma Dante politicamente che cos'era? Era un conservatore o era un progressista? O infine era un terzo genus, dato dal fatto di essere così dilagante il suo intelletto e così anticipatrice la sua visione, che non si riesce a costringere entro gli schemi? Il tema può risultare sgradito a molti di noi anche per opzione personale, ma Dante era tendenzialmente un conservatore. Era un conservatore nel senso, cioè, che era profondamente convinto della visione filosofico-teologica di un pensatore universale che non era né di destra né di sinistra, perché è il più grande di tutti, che è Aristotele, ma nell'interpretazione di Tommaso d'Aquino, che era indubbiamente una poderosa sistemazione concettuale, ma indubbiamente di tipo conservatore, nel senso cioè etimologico, di mantenimento sintesi e caposaldo dei valori della cristianità. E lui non deflette da questo a livello razionale. Avrà poi tutta una serie di, scusate il termine banale, di uscite che sono invece contraddittorie con questo
conservatorismo, è più forte di lui, la sua infinita sensibilità lo mette a contatto con il mutamento, con l'innovazione, con la diversità, e lì fa delle concessioni straordinarie. Dal punto di vista ideologico, tuttavia, la sua ideologia è una ideologia che noi potremmo grosso modo definire conservatrice. E dalla Biblioteca Oliveriana e dai Musei Oliveriani vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima iniziativa.